Ciao a tutti. Allora, nonostante non ci siano stati grandi, diciamo, trattative, cessioni e soprattutto acquisti da parte di Livorno, come diciamo, avevo tra virgolette promesso e detto no, nei precedenti video, diciamo che ci rivediamo fra 10 giorni. Infatti, eccomi qui. Oggi, 20 agosto 2014. Faccio la quarta puntata, che è la penultima puntata del diciamo riguardante, va, il calciomercato estivo del Livorno. Allora, come ho già detto, non ci sono state grandi cose a livello di calciomercato, anzi, ce ne sono state proprio l'opposto, ben poche. Diciamo che per quanto riguarda le cessioni, la cosa, diciamo, tra virgolette, più importante, anzi, penso l'unica successa, è quella che riguarda Valentini. Che se non erro è andato allo Spezia o la Spezia, me la volete chiamare, ecco. Poi, sulle probabili cessioni fino a qualche giorno fa, ora momentaneamente non c'è nient'altro, non c'è più niente. C'era quella che riguardava Siligardi, che il Verona sembrava veramente intenzionato a prendere Siligardi, e poi non so voi, però da parte mia, diciamo, meno male, questa trattativa sembrerebbe essersi interrotta, o perlomeno essere ora momentaneamente su una fase di stallo, ecco. Dal punto di vista invece, parlando degli acquisti, diciamo che c'è stata l'ufficialità di Kozier, o Kozier, insomma, portiere preso dal Vicenza, nonostante la sua età, che se non è che sia un più giovane, vabbè, comunque sta cosa mia. E niente, diciamo che poi c'è un'altra ipotesi che riguarda un po' sempre il mercato. E riguarda soprattutto i classi, mi pare 88, Francesco, mi pare siamo sì, signori, insomma, comunque se in caso siamo signori, che l'anno scorso ha giocato, ha fatto decisamente un buon campionato col Modena, e oltre a Livorno, vabbè, comunque sono anche altre squadre che diciamo lottano per averlo, ecco. Ora volevo un attimino, se il video sarebbe già finito, tra virgolette, vai. Diciamo, però allungarlo un pochino e per dare una mossa in più, per dire anche la mia su questa serie, diciamo questo quindi è un extra, mettiamolo così, volevo anche parlare un attimino dell'osa successa in Coppa Italia. Allora, io premetto che la partita non sono potuto andare a vederla, ero curioso di andare a vedere, però ammetto che la Coppa Italia sono rimasto un po' all'antica, un po' indietro, che nonostante questa competizione, meno male da una parte, sta tornando, perlomeno sta diventando sempre un pochino più importante dal punto di vista calcista italiano. Io diciamo che soprattutto nelle fasi iniziali sono sempre un po', diciamo, meno interessato, e che quindi nonostante ci fosse Livorno, sia perché non potevo andarci, sia anche da fattori, diciamo, di interesse, ho preferito appunto, no, come ho già detto, non andarci e non guardare direttamente. Però quello di Nosa. Ora, io sono d'accordo sul fatto di Ciboia, certo, di che palle. Cioè, si va già contro il Bassano Virtus, che mi pare siamo così, fra l'altro, cioè il Bassano, e si va a fare queste figurette lì. Ora, effettivamente, hai preso 4 gol, soprattutto una squadra che milita, se non sbaglio, Lega Pro, insomma, G, ex Serie C. E vabbè, hai preso gol negli ultimi minuti. Io comunque voglio di Nosa, per l'amor di Dio, è logico che preferivo che si vincesse, soprattutto in testa squadra lì. Però, cioè, ricordiamoci Duosi, allora in primis, che appunto una partita Coppa Italia vedi va, e Livorno in Coppa Italia non è che abbia sempre fatto vedere chissà cosa. Mi ricordo solo che ultimamente, qualche anno fa, arrivò a giocare contro l'Inter, ma si andò fuori. E già anche l'anno scorso si andò fuori subito Orsiena. E uno, insomma, questi diciamo che quindi anche i giocatori e penso anche la società stessa non c'aveva tutti i grandi interessi andavanti. E secondo Osia, non ora non vorrei questa città che sia una cazzata abnorme, super, però la voglio di uguale. Secondo Osia, se non sbaglio, la Coppa Italia comunque andavanti. È vero che magari prendi qualche soldo, ma devi anche spenderlo, penso. O almeno ho sentito di così. Quindi ricordiamoci di Aldo Spinelli, che sai, è un po' che su questa serie, e quindi boh, ci sta che sia anche un fatto di questa serie. Comunque questa, ripeto, ci sta che sia una super mega cazzata, perché però io ho voluto dire, mi gaverebbe, anche se sicuramente questi video lo guarderanno tipo in tre che è andata sempre così, che magari qualcuno commentasse e dice: guarda, ascolta, hai detto la super mega cazzata, che non è vero. Comunque vabbè, era questa serie. E niente, comunque dai, non facciamoci, cioè anch'io addirittura su Facebook ho scritto: certo di se vince Benino.
Ora, comunque dai, non buttiamoci giù e cazzo, aspettiamo che inizi il campionato, la prima tra il Carpi, che fra l'altro è fra, quant'è, mi pare il 29, insomma, fra una decina di giorni. L'importante è iniziare bene bello, facciamo questa lotta Italia di va, cominciamo già a criticare questa serie. L'unica cosa che magari speravo, che però momentaneamente non è successo ancora niente, è che col fatto magari della sconfitta, non lo so, magari Gautieri, magari dice, dì, vai, anche se si è aperto, sì, magari cerchiamo di acquistare qualcuno, di vedi, va, approfittiamone. Niente, un secondo di voi, no, a parte questo signore detto prima, non ti sta interessando nessun altro. E niente. Ah, una cosa che mi sono dimenticato è che, come ho già detto, nei precedenti video spero ovviamente che Galavino vi rimanga, perché, per l'amor di Dio, io inizialmente ero un po' perplesso sulle potenzialità di questo bimbo, questo ragazzo. Però dai, non si dimostra, cioè non si è dimostrato malaccio. Addirittura Cannarsa, proprio per rivelazioni sue, ha detto che è rimasto, diciamo, in maniera positiva sorpreso da Galabino. E io ripeto questo, mi dispiacerebbe se alla fine dovesse andare via, perché secondo me può far comodo, e come ho già detto, e la quarta parte di, come ho già detto, ora sono 5. Secondo me potrebbe diventare, cioè, una sorta di Cesaretto, perché sai, un attaccante si fa qualche gol, sale di valore, e Livorno, sai, a parte che non è la squadra che vende e poi riacquista i giocatori, lo vende e se le tiene hard dei soldi, fa il Cesaretto, non so quanto ci aveva di soldi, penso siamo oltre 10 milioni di Cesaretto, e infatti non si è preso nessuno di rilevante. Niente, poi proprio però le Galavino vogliamo poi tenercelo, perché magari secondo me in futuro può far bene, e se proprio si bisogna venderlo, se mi può aumentare di valore. Via, detto questo, ci si rivede a settembre, diciamo a chiusura mercato, e facciamo un po' il risonto, cioè facciamo, farò il risonto della situazione della rosa e un po' delle cose. Comunque, un'altra cosa, a livello di calcio mercato ci rivediamo, come ho già detto, a settembre, insomma inizio settembre il mercato. Vi aspetto con, diciamo, la, tra virgolette, la serie, la nuova serie, anzi il continuo, vai, della serie di va sulla stagione sportiva 2014-2015 Serie B, con i miei classici commenti sulla partita di Livorno, eh? Livorno Carpi. Via, vi aspetto al prossimo video e niente, ci vediamo. Ciao a tutti.